Benvenuti sul canale della Fata Tuttofare. Nel nostro video tutorial di oggi andremo a realizzare questo cappello alla pescatora. Il punto prescelto è il punto granny e come protagonista ovviamente c'è la piastrella, tanto amata e di moda quest'anno. A questo punto vi lascio all'occorrente e poi al tutorial. Per quanto riguarda il filato ho scelto Liggy. Liggy è un prodotto della Tessiland, trovate tutti i riferimenti del filato, quantità, colori eccetera nel box informazioni sotto il video. Questo è un filato lucido, ben ritorto, estremamente scorrevole, un filo praticamente adatto per tutto, quindi molto versatile. Lo potrete utilizzare per copertine, accessori neonato, abbigliamento, amigurumi, runner, tutto quello che vi viene in mente. È un filato molto resistente, si lavora davvero molto bene. Per quello che riguarda tutte le indicazioni le trovate in cartina, 100% cotone, 50 grammi, 125 metri, uncinetto 2,5-3. Per iniziare a lavorare al nostro cappello, il primo passaggio da fare sarà quello di realizzare 5 piastrelle come queste. Al centro della piastrella ho inserito il filo arancione, poi nella seconda riga ho inserito il filo turchese, nella terza il filo viola e ho terminato col beige. Prendendo quindi come modello la piastrella che ho già realizzato, parto con il filo arancione e avvio un anello magico. Quindi eseguo 3 catenelle che fungono da punto alto e rientro nell'anello lavorando altre 2 maglie per un totale di 3. Aggiungo 2 catenelle di separazione, riprendo il filo, rientro e lavoro un altro gruppo di 3 maglie. Quindi faccio 2 catenelle e ripeto questo passaggio per altre 2 volte. Quando avrete 4 gruppi totali all'interno dell'anello magico, quindi 1, 2, 3 e 4, siete pronti per chiudere. Faccio le ultime 2 catenelle, stringo il mio anello, torno sulla prima maglia realizzata, conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella, chiudo con un punto bassissimo, poi aggiungo una catenella che mi serve da nodino, taglio il filo e ho in questo modo avviato il centro della mia piastrella. Adesso dobbiamo andare a lavorare 4 aumenti negli spazi generati dalle 2 catenelle di separazione che abbiamo creato tra i gruppi di maglie alte. Quindi metto così questo filo da poterlo fermare subito in questo primo punto. Quindi cosa faccio? Entro e vado sempre a partire con le mie catenelle, ma a cavallo il filo di inizio lavoro un po' di volte nella lavorazione stessa. Questo passaggio ve lo mostro spesso perché risulta utile, vedete, accavallando il filo nella lavorazione dei punti, cioè lo passate una volta verso destra, una volta verso sinistra, il filo è bloccato nei punti stessi. Quindi poi lo potete direttamente tagliare. Lavoriamo dunque il primo aumento, che sarà composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Poi faccio una catenella di separazione e vado nello spazio successivo. Ripeto, 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Una catenella di separazione e vado a lavorare di nuovo altri 2 aumenti negli altri 2 spazi. Un
Una volta realizzati i vostri quattro aumenti, aggiungete la catenella, tornate sul primo punto, entrate, chiudete con la maglia bassissima, fate una catenella che vi serve da nodino, tagliate il filo, preparate adesso il filo viola. In questo giro continueremo a lavorare gli aumenti sugli aumenti ed aggiungeremo nello spazio delle catenelle singole altri gruppi di maglie alte e parto proprio da uno spazio. Utilizzando la stessa tecnica, almeno per fermare la codina del filo viola, quindi a cavallo la codina un po' di volte. A questo punto, una volta realizzate le prime tre maglie, aggiungo la catenella, lavoro l'aumento. 3 punti alti, 2 catenelle di separazione, 3 punti alti. Una catenella, mi sposto nello spazio successivo e lavoro un gruppo di 3 maglie. Quindi faccio la catenella e mi sposto sull'aumento, lavorandolo nuovamente. Quindi la procedura, come vedete, è molto semplice. Lavoriamo sempre 4 aumenti e man mano, a partire dalle righe successive, vedrete che si formano degli spazi in più. Qui adesso ho potuto lavorare un gruppo perché avevo uno spazio tra gli aumenti. Come vedete, lavorando col filo viola, di spazi ne ho generati 2. Quindi nel giro successivo, quando prenderemo il filo beige, lavoreremo l'aumento, 2 gruppi di maglie alte, l'aumento, e così andrete avanti per costruire la vostra piastrella. Questa è la piastrella una volta terminata. Ho inserito l'arancio al centro lavorando 4 gruppi di 3 maglie separati da 2 catenelle. Ho tagliato il filo e inserito il turchese. Ho lavorato solo 4 aumenti. L'aumento è composto da 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti, più una catenella di separazione. Nel terzo giro ho inserito il viola, lavorando sempre 4 aumenti, ma inserendo un gruppo di 3 maglie di separazione, sempre eseguendo anche la catenella di separazione tra gli aumenti e i gruppi di maglie alte. Ho poi inserito il beige, con il quale ho lavorato 2 giri. Ho un aumento, 2 gruppi di 3 maglie alte, un aumento. Nell'ultimo giro ho l'aumento, 1, 2, 3 gruppi di 3 maglie alte, di nuovo l'aumento. La piastrella così realizzata con l'uncinetto 2,5 misura 9 cm. Di piastrelle ne dobbiamo realizzare 5. Terminata la prima, man mano che andiamo ad eseguire le altre, le uniamo in modo da dover evitare le cuciture. Per unire le piastrelle faremo in questo modo. Dobbiamo unire da un aumento all'altro. Mi trovo esattamente nello spazio di un aumento. Quindi ho fatto questo gruppo di 3 maglie, la catenella, e lavoro solo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Poi faccio una catenella di separazione, mi avvicino l'altra piastrella, entro sempre nello spazio delle catenelle, lavoro un punto basso, aggiungo sempre la catenella e torno nella piastrella da terminare. Vado a lavorare le altre 3 maglie alte di questo aumento e abbiamo unito. Quindi adesso, invece di fare la catenella di separazione, entro nello spazio successivo l'aumento, lavoro la maglia bassa, riprendo il filo sull'uncinetto e torno nello stesso spazio sulla piastrella da terminare e qui lavoro di nuovo 3 maglie alte. Quindi torno sulla piastrella che ho già finito, sempre in uno spazio, entro eseguendo la maglia bassa, riprendo il filo sull'uncinetto e torno su quella da terminare, entro sempre in uno spazio e lavoro le 3 maglie alte. Quindi vado nello spazio successivo, lavoro la maglia bassa, riprendo il filo, torno in avanti,
e lavoro di nuovo 3 maglie. Quindi nello spazio che si trova prima dell'aumento lavoro la maglia bassa, filo sull'uncinetto, sono all'aumento, lavoro 3 maglie, 1, 2, 3, faccio la catenella, qui posso decidere di fare punto basso bassissimo, faccio di nuovo la catenella e chiudo con le altre 3 maglie, 1, 2 e 3. E in questo modo, vedete, abbiamo unito perfettamente le nostre due piastrelle. Termino con la realizzazione della seconda, quindi mi vado a chiudere in questo punto e riavvio le successive. Quando mi trovo nell'ultima riga di punti alti, vado a ripetere questo passaggio in modo da mettere in fila tutte e 5 le piastrelle. L'ultima ovviamente dovrà unire anche la prima, ma poi lo facciamo insieme. Ho legato le prime 4 piastrelle e adesso ho la quinta che dovrà servire per unire la prima con l'ultima. Quindi vado a lavorare metà aumento come vi ho fatto vedere prima. Faccio 3 punti alti, una catenella e vado nell'aumento dell'altra piastrella con una maglia bassissima. Faccio di nuovo la catenella e completo l'aumento lavorando le altre 3 maglie. Quindi andrò nel primo spazio utile dopo l'aumento a lavorare una maglia bassa, riprendo il filo sull'uncinetto e lavoro le 3 maglie sulla piastrella da finire, fatte le quali vado nello spazio successivo nella piastrella già finita e lavoro la maglia bassa. Quindi riprendo il filo e torno in avanti. Piastrella indietro, punto basso, filo sull'uncinetto, piastrella avanti, 3 maglie alte. Quindi avete l'ultimo spazio utile, lavorate la maglia bassa e poi uniamo tramite l'aumento. Quindi faccio 3 maglie, la catenella di separazione, entro al centro della piastrella, qui faccio una maglia bassissima, una catenella e torno a lavorare l'aumento. E abbiamo unito. Adesso mi lavoro questo lato, raggiunto l'altro aumento, mi lego con la prima piastrella. Terminato il lato, vado a piegare semplicemente il mio lavoro in questa maniera e ricomincio. Una volta che avrete terminato la vostra fascia, abbiamo creato la parte centrale del nostro cappello. Adesso manca la calotta e la parte della falda. Per quello che riguarda l'adeguamento della taglia e quindi diciamo la misura di ciascuna piastrella, io di solito faccio un calcolo che vi ho mostrato tra l'altro in tante lavorazioni. Calcolando 5 piastrelle, ciascuna di 9 cm, questa fascia ha una circonferenza di 45. Apparentemente potrebbe sembrare piccola, avendo io circonferenza 55, ma come sempre mi sono calcolato uno scarto del 20%. Questo scarto del 20% non va calcolato sempre, va calcolato in funzione dell'elasticità del lavoro del punto che noi andiamo a realizzare. In questo caso l'elasticità c'è, quindi devo considerare l'indosso in estensione, prendete il totale della circonferenza meno 20%, ve lo scrivo in alto, ed ottenete in questo modo un numero. Quello è il numero che dovete raggiungere. In base al numero raggiunto, dividete per 5 piastrelle e saprete quanto deve essere grande ciascuna piastrella.
Per quello che riguarda la calotta, ci sono due metodi fondamentalmente per poterla realizzare: riavviarla dalla fascia oppure originarla per conto proprio e poi unirla, cucendola con l'ago oppure con l'uncinetto. La calotta, quindi la parte alta, potrà essere realizzata a punto basso, a punto alto o a punto granny. Quindi io ho deciso di riavviarmi dalla fascia, di lavorare il punto granny e di utilizzare un colore solo. Quindi ognuno poi farà la scelta che gli sembra più giusta. Io utilizzo sempre la stessa tecnica per bloccare le codine, perché poi le taglio e non ho l'obbligo di bloccarle con l'ago. E vado a fare in questo modo, vado ad eliminare la catenella di separazione e vado a lavorare negli spazi i miei gruppi di 3 maglie alte. Quando termino il primo giro ho già ottenuto delle diminuzioni, innanzitutto perché ho lavorato senza la catenella e poi, come vedete, io ho lavorato l'ultimo gruppo di 3 maglie nello spazio di questo aumento, ma non l'ho replicato di qua, sono saltata sul primo punto. Quindi su questa piastrella ho 1, 2, 3, 4 e 5 gruppi, nella successiva 1, 2, 3 e 4, ok? Fatto in questo modo il primo giro, abbiamo già assestato la nostra fascia. Quando devo fare la chiusura senza dover fare il cambio del filo, non avendo tra l'altro catenella di separazione, entro nel punto, ma invece della maglia bassissima chiudo con la maglia bassa e aggiungo 2 catenelle. In questo modo mi trovo già al centro delle maglie e posso riavviarmi. E vado a fare 4 gruppi consecutivi prima di cominciare ad inserire le diminuzioni. Una volta realizzati i vostri 4 punti, 1, 2, 3, 4, andiamo a fare la prima diminuzione. Per farla aggiungo una catenella, fate attenzione a non farla allungare troppo perché poi dobbiamo comunque avere uno spazio di lavorazione, e vado a lavorare un totale di 6 punti alti non chiusi che poi chiuderò insieme, 3 in questo spazio, 3 nello spazio seguente. Entro, lavoro primo punto alto non chiuso, secondo punto alto non chiuso e terzo, ma non chiudo, riprendo il filo e vado nello spazio successivo. E ripeto di nuovo 3 maglie alte non chiuse. In questo modo avrete un totale di 6 punti. Li chiudete insieme, aggiungete la catenella e ricominciate dallo spazio seguente, dove andate a lavorare le vostre 3 maglie. Questo è il primo gruppo, ne facciamo altre 3 sempre per un totale di 4, prima di ripetere di nuovo la diminuzione. Fatti 1, 2, 3 e 4 gruppi di 3 maglie, aggiungo la catenella e quindi vado a fare punto alto non chiuso, punto alto non chiuso, punto alto non chiuso nel primo spazio utile, lascio queste 3 asole e vado nello spazio seguente, ripetendo di nuovo lo stesso lavoro. Contate 6 asole sull'uncinetto, chiudete, fate la catenella e ricominciate, andando a lavorare di nuovo 4 gruppi di maglie alte di separazione prima di ripetere la diminuzione successiva. Sto per chiudere il giro delle diminuzioni. Come potete vedere, rispetto alla forma stessa della testa,
La calotta si comincia a chiudere. Questo ci dice che stiamo procedendo bene con la lavorazione, così come potete anche verificare che la fascia veste molto bene la circonferenza della testa, quindi possiamo procedere nelle diminuzioni. Se vi accorgete che il cappello si chiude in modo eccessivo, che perdete della vestibilità, eccetera, potete tranquillamente fare un giro di assestamento tra uno e l'altro di diminuzioni. Quindi, per continuare, andiamo avanti facendo comunque lo stesso lavoro del giro precedente. Nel ricominciare il giro andate ad individuare le vostre diminuzioni, contate 1, 2, 3 e 4 gruppi. Adesso tecnicamente dovremmo scalare ed eseguire le diminuzioni ogni 3. Vado ad eseguire 1, 2 e 3 gruppi di 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie e poi faccio la mia diminuzione. Quindi entro in questo punto, lavoro 3 maglie alte non chiuse e 3 maglie alte non chiuse nello spazio successivo per un totale di 6 asole sull'uncinetto. Chiudo, faccio la catenella e vado a lavorare nel primo spazio dopo la diminuzione del giro prima. Faccio 1, 2 e 3 gruppi di maglie alte e poi di nuovo aggiungo la diminuzione. Tre maglie alte non chiuse, 3 maglie alte non chiuse, chiudete, bloccate con la catenella e ricominciate nel primo spazio dopo la diminuzione del giro precedente. Quindi, come potete vedere, la calotta si continua a chiudere, quindi il criterio sarà questo: dobbiamo sempre andare a fare le diminuzioni in tutti i giri. Adesso ho 3 gruppi, come avete visto, 1, 2, 3 tra una diminuzione e l'altra. Farò il giro successivo andando a fare 2 gruppi tra una diminuzione e l'altra e poi avremo un gruppo di separazione. A quel punto la calotta sarà quasi del tutto chiusa. Sono arrivata ad avere un gruppo di 3 maglie alte e una diminuzione, un gruppo e una diminuzione per tutto il giro. Avete visto come si è chiusa bene la calotta. A questo punto andiamo a fare adesso un giro lavorando soltanto coppie di maglie alte. Quindi per ogni spazio andiamo a lavorare 2 maglie alte invece di 3, senza mai fare catenelle di separazione. Quindi per ogni spazio disponibile lavoro 2 maglie. Quindi vedete, supero il blocco di 3 punti, lavoro 2 maglie. Dopo la riduzione di nuovo lavoro 2 maglie. Adesso il lavoro si accartoccia molto perché per effetto delle riduzioni, vedete, si ripiega tantissimo, ma è comunque ben visibile. Vedete, dopo il gruppo lavorate 2 maglie e dopo la diminuzione nel primo spazio utile di nuovo lavorate 2 maglie e così fino a concludere il giro. Questo è l'effetto che otteniamo. Per chiudere andiamo a fare un giro di punti alti, quindi per ogni spazio disponibile lavoriamo solo un punto alto. Faccio 2 catenelle, anzi 3 in sostituzione del primo punto. Vedete, vado dopo 2 maglie, lavoro di nuovo un punto, dopo 2 maglie nello spazio lavoro di nuovo un punto, dopo queste 2 maglie entro, lavoro un punto e così fino a chiudere il giro. Quindi vi prenderete un ago in modo che la chiusura della calotta possa avvenire perfettamente.
Una volta conclusa la calotta e quindi realizzata la fascia, abbiamo lavorato due sezioni su tre del nostro cappello, ma non abbiamo finito. Adesso dobbiamo continuare per realizzare la falda. Prima però ci dobbiamo sincerare di aver raggiunto l'altezza del cappello. Quindi a questo punto io vado a misurare il mio lavoro e vedo che ho 15 cm. Questo significa che devo aggiungere 1-2 giri per arrivare all'altezza desiderata. Quindi riprendo il filo beige e vado a ricominciare a punto granny sulla piastrella, quindi sulla fascia, perché adesso la parte alta l'abbiamo terminata. Qui aggiungo la catenella di separazione che invece sulla calotta non ho messo, perché la sezione alta va a diminuire, questa va ad aumentare. Quindi lavoro 3 maglie, faccio la catenella, vado nello spazio successivo, lavoro 3 maglie, faccio la catenella, in questo giro lavoro le 3 maglie anche sul primo punto disponibile, mentre sulla calotta questo punto lo abbiamo saltato e siamo andati nel primo spazio utile. Quindi lavoro tutti gli spazi disponibili aggiungendo anche la catenella di separazione. Fatto questo giro ne vado a ripetere un altro nello stesso identico modo. Io ho lavorato 1, 2 e 3 giri mantenendo costante la lavorazione. Quindi questa era la fascia, nella calotta abbiamo diminuito, adesso ci siamo allungate per poter arrivare all'orecchio, raggiunta la misura che, come detto, deve essere compresa fra i 17 e i 19 cm, andiamo a lavorare sulla falda. Dovete però anche qui prendere una decisione come per la calotta, decidere il punto, perché potete lavorare a punto alto o a punto granny, e decidere se distribuire o meno il colore, cioè se continuare col beige oppure se ricominciare ad inserire anche gli altri colori come inserite sulle piastrelle. Per quello che riguarda le piastrelle, come abbiamo detto, sono 5, quindi in questo primo giro andrò ad inserire gli aumenti e vado a calcolare un aumento per ciascuna piastrella. Quindi riparto lavorando la mia prima maglia alta, entro nel primo spazio e faccio il mio primo gruppetto. In realtà mi trovo già al centro della piastrella, quindi mi posso lavorare direttamente l'aumento. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nella stessa maglia di base. Ecco il vostro aumento. Quindi vado a lavorare un gruppo di 3 maglie fino ad arrivare al centro della piastrella successiva. Siamo al centro della piastrella successiva, vado a ripetere l'aumento, quindi faccio 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, tutto nella stessa maglia di base, in questo caso nello stesso spazio, vedete? 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. Adesso faccio la catenella e vado a ricominciare lavorando i miei gruppi di 3 maglie fin quando non arrivo a metà della piastrella successiva e qui ripeto l'aumento. Ed ecco il nostro lavoro al termine. Dunque vi spiego come ho realizzato la falda del cappello. Ho inserito un primo giro di aumenti con il colore beige facendo 5 gruppi di 3 maglie come punti di separazione e poi ho assestato il lavoro. Ho inserito il viola, ho fatto l'aumento e 6 gruppi di separazione, poi ho assestato di nuovo utilizzando il beige, ho inserito il turchese ed ho aumentato facendo l'aumento e 7 gruppi di separazione, ho assestato, infine ho aggiunto l'arancio, tra un aumento e l'altro i gruppi di separazione sono 8, quindi 5, 6, 7 e 8 per un totale di 1, 2, 3 e 4 giri di aumenti. Nell'ultimo giro in realtà poi ho pensato di lavorare col punto basso, quindi ho ripassato 2 giri di punto basso perché il punto basso è un pochino più rigido, quindi mi permette poi di poter modellare meglio il bordo e di tenerlo un filino più rigido.
Il modello che abbiamo realizzato è un modello bucket o alla pescatora, quindi con la cupola aderente, e il modello leggermente svasato, non molto lungo, quindi classico di questo tipo di modelli. Diversamente potrete realizzare una falda più lunga facendo dei giri in più. Se preferite una falda non troppo ampia, mantenete la sequenza di un giro di assestamento, un giro con gli aumenti. Se invece la volete più ampia o addirittura ondulata, aumentate in tutti i giri. Per quello che riguarda invece il consumo di filato, io vi indicherò in questo modo: due gomitoli di beige, uno di turchese, uno di arancio, uno di viola. Se poi andate a contare la somma, ovviamente, di gomitoli, vi viene fuori un peso esagerato. Tenete conto che per questi tre colori, questo è quello che rimane di ciascun gomitolo, quindi sono praticamente intatti. Mentre per quello che riguarda il beige, uno l'ho consumato tutto e poi per pochi giri ho dovuto inserire il secondo, perché io ho scelto di avere una prevalenza di beige. Se già nella cupoletta in alto avessi fatto qualche giro colorato di beige, me ne sarebbe bastato uno. Ok, quindi quando leggete il quantitativo non pensate che perché viene indicato un gomitolo, il gomitolo si considera consumato per intero. Come vedete, i gomitoli ci sono tutti ancora e sono pronti eventualmente per una seconda versione che poi eventualmente vi realizzerò. Qui abbiamo utilizzato tutto punto granny e abbiamo utilizzato un motivo a piastrelle che poi nei colori ho ripreso sulla falda. Potrete lavorare in alto sia col punto basso sia col punto alto, così come nella fascia sottostante, e eventualmente potrete replicare questi motivi anche nella parte di sotto. Insomma, se volete altre interpretazioni di questo modello, non avete che da commentare sotto il video e di farmi sapere quale modello vi andrebbe di vedere. Intanto spero che questo vi sia stato di spunto e di ispirazione. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e rimandarvi al prossimo video tutorial.